le prime conferenze che facevamo erano semplici, si andava lì e si diceva, no, potete anche accendere, grazie. Era facile, ci sono gli alieni, sono fatti così e così e così, prendono gli umani, gli fanno un mazzo così, cioè, per liberarsi dall'alieno si fa così e così e così, mano a mano che si andava avanti, il problema era semplice, ma in realtà più cose si scoprono, più si scopre che dietro ci sono una serie di problematiche molto complesse che mi risulta difficile spiegare. Alcune di queste problematiche sono legate alla metodologia che noi utilizziamo per cercare di far fronte a questa situazione. Metodologia per mandare via gli alieni. Ma come si possono mandare via gli alieni? Sì. Allora magari faccio qualche esempio, innanzitutto, così si capisce bene. Poi, c'è sempre questo rapporto che noi abbiamo col nostro inconscio. Quello che succede è che quando noi cerchiamo di mettere in atto queste metodologie che sembrerebbe funzionicchiare per buttar fuori l'alieno, ci rendiamo conto che l'essere umano, noi stessi, non siamo tanto capaci di parlare con noi stessi. Quindi in realtà si scopre che all'interno della abduction c'è da risolvere un problema. Uno, sapere chi sono io. Io chi sono, si deve chiedere l'addotto, ma anche la persona normale. Che capacità ho di correlare io, me stesso? Che cosa vuol dire quando parla anima, parla mente, parla spirito, queste tre parti che sono dentro di me e che noi dicotomizziamo, cioè tagliamo a livello di ipnosi? Quando noi mettiamo un soggetto di ipnosi profonda, stacchiamo i diversi pezzi, la parte animica, la parte mentale, la parte spirituale, prendiamo la parte animica e ci parliamo. Una cosa strana, assurda, impossibile, incredibile, no? Allora, innanzitutto l'osservazione fondamentale è: tutte le parti animiche rispondono nello stesso modo. Questo cosa vuol dire? Potrebbe voler dire che effettivamente la parte animica è fatta nello stesso modo. Potrebbe voler dire che io faccio un errore sperimentale sempre uguale su tutti quanti. Potrebbe voler dire che c'è un parametro che mi sfugge, per cui io in realtà non sto parlando con la parte animica, ma con un pezzo di DNA dell'essere umano. Siccome il DNA degli esseri umani è tutto uguale, evidentemente ho delle risposte sbagliate. Ci siamo posti questo problema. Alla fine cosa succede? L'addotto guarisce, guarisce il detto male, l'addotto si libera dell'alieno, cioè lo butta a calci nel culo fuori di casa, lo rimanda a casa sua. Allora funziona, allora gli addotti non sono schizofrenici, o forse sì, ma se sono schizofrenici guariscono, chi se ne frega, allora il sistema funziona. Beh, in realtà l'addotto non è uno schizofrenico, l'addotto è una persona che a me risulta ha avuto dei problemi, questi problemi si possono risolvere, vediamo come c'è un tipo di approccio, ok? Vediamo se mi riesce, volevo farvi sentire anche un pezzo di un'ipnosi per farvi capire cosa si... Mettetevi un attimo al mio posto e fate finta che siete voi che fate le domande e quella cosa lì vi risponde. Questo lo vediamo dopo. Una delle cose importanti è per esempio il famoso metodo delle ancore. Facciamo un esempio, il metodo delle ancore è questo: l'addotto mi manda il suo test di autovalutazione, dentro il test di autovalutazione ci leggo sono stato preso dagli alieni, io gli scrivo questa gente non conosce nemmeno la mia voce, non ci ho mai parlato manco per telefono, gli scrivo e gli dico guarda, ti vuoi ricordare cosa è successo quella volta lì? Sei sicuro di essere stato addotto? No, vuoi recuperare la memoria? Fai così, ricorda questa cosa in questo modo. Facciamo un esempio, che io riprendo ovviamente dalla nostra letteratura, che ormai non so più dove mettere materiale cartaceo. Tenete presente che io ho, nel 2006 avevo 12.000 mail a cui ho risposto, in un anno, nel 2007 ne ho avute 14.000, nel 2008 vado a Cuba e non torno più. Allora, preparatevi, scrivete ora perché poi... Dopo di vergogna però. Esatto. Domanda numero 9. Hai mai visto o sognato un essere non uguale a noi? Questo soggetto femmina risponde, sì, diversi.
frati con il saio bianco, il cappuccio tirato sulla testa, mani giunte, coperte da stoffa, alti 1,50 m. Il capo dei frati uguale, ma alto certamente un po' più 1,60 m. Mi parla, ma non ricordo cosa dice. Mi mostra una sorta di dispositivo di difesa. Poi c'ha una donna dai capelli lunghi, neri, carnagione scura, espressione malvagia. 4. Un uomo alto, magro, vestito di bianco, pantaloni attillati, tipo medioevo, camicia larga, sbuffante, capelli bianchi, lunghi, ondulati, occhi così chiari da sembrare quasi bianchi, carnagione molto pallida, rughe al naso. Importante. Mi abbraccia. 5. Un cane o un lupo parlante. Questo l'abbiamo sentito prima. Una mantide. Palpebre socchiuse, faccia triangolare, colorito biancastro, figure investite dalle lunghe braccia, sembrano delle mantide. Un indio, una sfera bianchissima, di tutto di più, no? Voi dovete cercare di capire se questo è matto o no. Leggo, una mantide, ma carino questo, gli facciamo fare le ancore sulla mantide. Gli dico, allora, te quando hai sognato la mantide, prendiamola lì, la mantide, te mettiti lì e guarda, ricostruisci l'immagine come se l'avessi di fronte al tuo sguardo, un solo fotogramma, fermo, fisso, non succede niente. Guarda sta bella cartolina e guardala per benino, dall'alto al basso, da destra a sinistra. Guarda nella stanza il colore del pavimento, guarda la luce da dove vieni, senti un po' se c'è qualche sapore che nel fotogramma, senti un po' l'odore. Se si sente qualche odore nel fotogramma, queste sono tutte tecniche tremende, e te non stai dicendo niente, stai facendo osservare la fotografia a questa persona, in realtà gli stai aprendo a canale, a cerchio, tutti quelli sono i canali auditivi, visivo, cinestesico, eccetera, eccetera. A un certo punto gli dici, e ora guarda quello che cosa che c'hai davanti, è caldo o è freddo? Ambiente, sei vestito? Guardala per benino, dall'alto al basso, da destra a sinistra, guarda nella stanza il colore del pavimento, guarda la luce da dove vieni, senti un po' se c'è qualche sapore che nel fotogramma, senti un po' l'odore. Se si sente qualche odore nel fotogramma, queste sono tutte tecniche tremende, e te non stai dicendo niente, stai facendo osservare la fotografia a questa persona, in realtà gli stai aprendo a canale, a cerchio, tutti quelli sono i canali auditivi, visivo, cinestesico, eccetera, eccetera. A un certo punto gli dici, e ora guarda quello che cosa che c'è davanti, è caldo o è freddo? Ambiente, sei vestito o sei spogliato nel fotogramma fermo e glielo ricordi? Com'è fatta quella cosa che c'hai davanti? Ora fai un'altra cosa, fai finta di vedere tutta la scena dall'alto, come se avessi una telecamera che guarda dall'alto. Fai finta, gli dico, no? E ricostruisci di la tua immagine come se la vedessi dall'alto. Qui dietro c'è un trucco tremendo. Se il soggetto per caso ha avuto veramente questo tipo di ricordo e si sta ricordando le cose, ferma. Non può andare avanti nel filmato, perché nel filmato ci sarà un intoppo. Allora te fagli vedere le cose come se le vedessi dall'alto. Ci pensa il tuo cervello a ricostruire tutto. Gli fai scavalcare l'intoppo, poi gli rimetti la telecamera nella sua testa e vai avanti. E così funziona. Vediamo qual è il risultato. Il risultato ve lo leggo subito. Quello qua, per esempio, e così con gli esempi si fa prima. L'immagine, questa è una donna, l'immagine non è quella che preferisco, ma è l'unica che ho a disposizione, perché c'è solo una scena in cui vedo 4 mantidi. Sono in una stanza piccola, in penombra, non ci sono mobili, o almeno io non riesco a vederli. Forse alla mia sinistra c'è una luce che proviene da un'altra stanza, ma è solo una sensazione. Non riesco a vedere il pavimento, sono sdraiata. Non so come sono vestita, sono convinta di avere un lenzuolo addosso e come se lo avessi anche sugli occhi, per cui vedo sfocato. Questo è un classico. Lei non lo sa, non sta ancora sapendo che lei crede di lavorare di fantasia. Non sa che in fondo della specie di lettino c'è una specie di rotolo che gli viene tirato sopra e la impacchetta. E davanti a questo rotolo, che è una specie di foglia semitrasparente, questa foglia quando c'è non gli permette di vedere bene cosa c'è dall'altra parte.
lei non lo sa che tutti descrivono questa cosa. Quindi sta dicendo delle cose che stanno, sono vere. Sono in quattro, uno a fianco all'altro, messi a semicerchio, ai miei piedi, e mi guardano. Sono molto vicini. Mi viene in mente una considerazione. Se fossi sdraiata, li vedrei più distanti. Eppure ho la sensazione di essere stesa, supina. Li vedo dal busto in su. Hanno la pelle color carne rosa. Il busto è molto lungo e come rettangolare. Sono alti parecchio, eh? Le braccia sono molte, lunghe e sottili. Le tengono lungo il corpo e non vedo le mani. Direi che è come se non avessero ossa. Due buchi per il naso. Non vedo orecchie. Mi fanno venire in mente le formiche. Hanno occhi enormi, la testa piatta, la faccia a punta. Ma non sono grigi. E chi gli ha detto che sono grigi? Un flash. Sono i miei parenti. Poi batte un punto interrogativo che dice no. Sono in una culla e loro sono lì. Uno allunga una mano, ha quattro dita, mi tocca la faccia. Non è malevolo. Gli prendo due dita come fanno i neonati. Attenzione. Sono i miei parenti. Cosa sta succedendo? In questo flashback il soggetto vede esattamente e sente quello che ha sentito e vissuto quando questa cosa è successa. In quella situazione la tua testa vede una cosa strana che non hai mai visto. E se la tua testa per puro culo in quel momento sta pensando a tuo nonno, quello diventa tuo nonno. Cioè ti ributtano indietro l'immagine a cui te stai pensando. Sono i miei fratelli. Punto interrogativo. No, non sono i miei fratelli. È classico esempio che faccio ormai dappertutto. È entrato mio nonno questa notte in camera mia. E come fai a sapere che era tuo nonno? Era l'unico che in casa, chi voleva essere, sarà stato mio nonno. C'era solo lui. E cosa ci faceva tuo nonno in camera tua? Non lo so, era inginocchiato davanti al letto. Inginocchiato davanti al letto. E perché era inginocchiato davanti al letto? Non lo so, mio nonno è alto 1,80 m, questo era alto 1,20 m, sicuramente che era mio nonno e doveva essere inginocchiato davanti al letto. Cioè, il cervello ti porta sempre a dire che è tuo nonno, anche se non c'entra niente. Ho chiesto a mio nonno, sei mica venuto ieri sera in camera mia? Il nonno, io, no! C'è qualcosa che non torna, il meccanismo funziona in questo modo qui. Vediamo come racconta questa storia. A quel punto lei ha un flashback. Che potrebbe essere, cioè, essere da nevrodeliri, invece sta dicendo e ricordando la verità. Sono nella culla. Sono tremendo. Dunque, sono in una culla e loro sono lì. Uno allunga una mano e quattro dita c'è. Altro flash. Cammino per mano con uno di loro. Mi accompagna nella stanza dove la nonna ha avuto un ictus ed è stesa per terra. La finestra è spalancata, è il tramonto. Mi dice con gli occhi di non avere paura. Sta ricordando tutti quei pezzi in cui la cavalletta questo insettone grosso, ha avuto interazioni con lei. Prima il ricordo di Start, poi quando era nella culla, poi quando è piccola con la nonna. Nella realtà è andata esattamente così. Mia madre lavorava in casa, faceva la sarta, mio padre è camionista, eravamo piuttosto poveri, io stavo sempre con la nonna che abitava con noi, ma quando avevo circa 3 anni alla nonna è venuto un ictus. L'ho trovata io e sono andata da mia madre dicendo la nonna dorme sdraiata per terra. Ho sempre ricordato solo la finestra spalancata. Il resto me lo raccontarono loro. La finestra spalancata. Guardo dall'alto, sono in una culla, vedo tutto nero, poi quei quattro. Non so formulare pensieri, era tutto nero, poi ho visto i quattro, come attraverso un velo o una sostanza trasparente, e mi hanno aiutato tenendomi una mano sul petto, che è come, a un certo punto è uno strappo, e io vengo fuori dal buio, vedo vicinissimi occhi enormi, mi toccano la fronte e io mi addormento. La ragazza, quando ricorda l'attuzione da quando è bambina piccola ed è nella cura, non può sapere che quando arriva la mantide ti ficca in un aggeggino di plastica che sembra un contenitore del supermercato, sai quello trasparente? Dentro lì. E lei, quando esce, perché è come sbucciarlo, a un certo punto la mantide preme e il bimbetto riesce fuori, risorte fuori. Loro non sono in grado di prendere un bimbetto come fanno con un essere umano.
lo devono tenere in mano. Ma come cavolo tiene in mano una mantide un bimbetto? E allora hanno il contenitore per i bimbetti, che è una specie di contenitore di plastica, dove lo prendono, lo mettono, lo trasportano e poi te lo riportano in questo modo qui. La donna non sa questa cosa, però questa viene fuori da tutte le altre persone che si sono ricordati questo problema. Il mio amico, uno dei quattro, sta tutto il tempo con me quando mi rifugio sotto al tavolo e mi fissa. Non sta dicendo niente, ma è come se mi stesse dicendo qualcosa. Io capisco, mi sta dando istruzioni. Nella realtà mi raccontavano che la casa in quei giorni era piena di gente, la donna morta, e io mi rifugiavo sotto al tavolo della cucina per ore, giocando con dei pezzi di carta, e tutti dicevano quanto ero brava perché nessuno poteva occuparsi di me. Guardo dall'alto, le gambe sono lunghissime e sottili, non so se sono nudi o indossino una specie di tuta aderentissima che sembra la loro pelle, però tendo per la tuta perché alla congiunzione tra collo e testa c'è una specie di bordino rosso. Sono leggermente chini sulla culla, uno solo di loro piegato sopra di me, avvicina la faccia alla mia e mi tocca la fronte, mi prende la mano storta e la tiene a lungo, sento molto caldo e dolore alla mano, formicolio. Quando vanno via mi sento molto sola. Scompaiono semplicemente. Flash. Vedo la faccia di mia sorella sulla culla. Solo la faccia perché è piccolina, 6 anni più di me. Non mi vuole bene, è dispiaciuta perché sono ancora viva. Vedete come all'interno di questa situazione il soggetto è andato volontariamente in una situazione ipnotica profonda per l'etera. E quindi ti sta raccontando tutta quella serie di situazioni che lui, che lei ricordava quando era lì. Che è molto terapeutico questa cosa qui. Nella realtà, parto in casa, estremamente difficile. Prima di essere addormentata, la mamma aveva sentito dire dai due ginecologi, salviamo la madre. Mi presentavo di braccio. Pare che il ginecologo sia riuscito a girarmi tenendo la mano che era poi rimasta storta. Dopo qualche tempo, le dita si sono raddrizzate e comunque quando sono uscita non respiravo. Ginnastica respiratoria. Ti impastava come il pane, raccontavano, acqua calda e fredda, e quando l'altro ha sbottato e lascia perdere, non vedi che è morta, aiutami con la madre o perdiamo anche lei. Ho finalmente respirato, polmonite, mano storta, due gocce di coramina, ogni tot, ma i due sono usciti dalla casa, no, strabraccetto e canticchiando, erano laureati da poco e costavano meno di altri, più accreditati e mi hanno salvato. In realtà le cose vanno in un modo diverso, non si può mica perdere un contenitore. Il contenitore, quello lì, serve alla mantide, serve all'alieno. E allora la loro tecnologia te salva. In quella situazione, con le nostre povere addotte incinte, succede di tutto. Abbiamo un caso a Roma troppo forte. Lui, la bambina che deve nascere, la mamma. Lui addotto. Già messo in ipnosi, tirato fuori dal problema, ha già cacciato gli alieni e li ha rimandati a casa sua, non può parlare di questo con la moglie perché la moglie, ahimè, è iscritta all'Opus Dei e c'è ruttana e non so cos'è, e vede la Madonna in camera, quindi dice la Madonna viene a trovarmi in camera. Faglielo capire. Questa, la gravidanza ha 3-4 situazioni incredibili. Prima il bimbetto con l'ecografia risulta che all'interno della ghiandola pineale c'è qualche cosa che non ci dovrebbe essere, quindi si sta arrivando all'idea di farla abortire. Poi il ragazzo mi telefona, ma non ho trovato questo nel bimbetto. Dico, non ti preoccupare, c'hai dei buoni ginecologi. La settimana dopo il buco nella pineale è scomparso. Passa un altro mese, il bimbetto si è arrotolato, il cordone ombelicale è tutto storto, sta per strozzarsi con la somma. Non ti preoccupare, c'hai dei buoni ginecologi. La settimana dopo non c'era più niente, tutto srotolato. E va avanti così. A un certo punto si arriva al momento del parto. Nel momento del parto succede una cosa allucinante, che è il classico problema spazio-temporale. La donna viene portata in sala operatoria. Dice il medico, no, questa non ha ancora avuto la dilatazione giusta, lei torni fra un paio d'ore. Come esce dalla porta, la donna aveva partorito. E il problema è che quando il medico vede il bimbetto dice, cavolo, ma questo deve essere morto, ha un nodo al cordone ombelicale, lui non ha più nutrimento da almeno 2 settimane. Bimbetto sanissimo. Il papà contento prende il bimbetto con l'infermiera,
entrano in ascensore, si chiude l'ascensore e lo portano al piano di sotto dove c'è la nursery. Quando il babbo esce dall'ascensore, c'ha un livido e una bruciatura sul braccio destro. Che gli dolore! Ha in mano questo bimbetto col dolore qui. Bravo, tecnica delle ancore. Quando lui scende, a un certo punto si ferma il tempo. Si apre l'ascensore o il muro e viene uno di questi piccoletti grigettini che hanno questo strano bacchettino in mano. E lui, che già si è liberato del problema, vede che questo gli prende il bimbetto e glielo vuole tirar via, perché fanno il controllo loro, non si fidano dei medici nostri. E lui tira sto bimbetto, tira che ti ritira il piccolo grigio volante, gli punta la bacchetta sul braccio, gli dà una scossa della Madonna e si prende il bimbetto. Rimane tutto fermo. Passa un po' di tempo, poi ritorna il grigio, si riapre il muro, gli dà in mano da questa solita scodellina che si apre come una specie di contenitore, e esce questo qui a mo' di banana, glielo rimette in braccio, si riparte, l'ascensore scende, si apre la porta e lui esce come un coglione e c'ha il braccio bruciato. Questo è quello che succede. Dall'alto, ripartiamo da qui, dall'alto. So che c'è qualcun altro, ma è solo una sensazione. C'è qualcuno che non vedo. Forse è una mantide donna, che è il capo. Lei ha un nostro elenco, una specie di mattarello in cui è infilato un rotolo di carta, ma è un congegno elettronico. Lì ci sono le nostre tracce. Ha un mantello scuro che le copre dal collo in giù e la stessa che vedo durante il contatto delle 21. O sto ricordando quel contatto, sono convinta che sia un ologramma. È più distaccata degli altri, né amica né nemica. Questo mi colpisce moltissimo, non so perché, ma è la cosa più strana di tutte. I suoi occhi sono enormi, neri, lucidi. La luce si riflette ed è respinta. Non so spiegare come ha le palpebre semichiuse mentre gli altri hanno gli occhi aperti. Questa cosa mi spiazza, non so perché. Basta prof, dice, se vado avanti mi sembra di inventare, di metterci le mani, di inventarmi le cose. Mi sembra di essere il ragazzino olandese che tentava di evitare l'inondazione chiudendo con un dito il forellino che si era formato nella diga. Quanti ricordi ci sono lì dietro? È incredibilmente più chiaro il perché non mi sia mai sentita amata dai miei. In analisi ero arrivata alla conclusione che i miei mi avevano messo al mondo solo perché mia sorella non fosse sola. Non perché mi volevano davvero. Questo è il vissuto inconscio che mi portavo dietro. E avere degli alieni intorno alla culla certo non mi ha aiutato. È così che mi sono affezionata a loro? Punto interrogativo. Allora, dietro questo banale esercizietto, quella donna riesce a ricordare un sacco di cose e riesce anche a fare una introspezione di quello che gli è successo. La frase finale. È per questo che mi sono affezionata a loro, la donna, quando mi comunicò la sua prima lettera, mi disse: senta, io ho letto quello che lei ha scritto e ha scritto di questi parassiti che sono i lux, quelli luminosi, quelli cattivi. Io purtroppo non condivido questa esperienza perché uno di loro viene a trovarmi ogni 4 anni, mi dice delle cose ma non mi fa del male. Questa era la prima lettera che mi scrisse. Io gli dissi: senti, Tini, mi mandi i test di autovalutazione, poi ne parliamo. Gli mandi i test di valutazione, vedo dalle domande, la sto cavalletta. Vediamo sta storia cavalletta. E lì si è aperto l'universo nella testa. Ora ha cambiato idea. Cosa fondamentale. Cioè, la mappa è il territorio è la realtà, la mappa è la fotografia che te fai del territorio. Se te c'hai una macchina fotografica bella, cioè la tua coscienza è grande, te vedi bene che cosa ti circonda. Se te c'hai una macchina fotografica, cioè una coscienza che è una ciofeca, prendi da lui così dice, cazzi per fischi. Cioè, sbagli completamente tutto quello che c'hai intorno. Tutto quello che c'hai intorno. La cosa fondamentale che l'adotto deve fare è riacquisire coscienza di sé. Questa è una cosa fondamentale. Esempio numero uno. Questa è la tecnica, come vedete, che noi chiamiamo tecnica delle ancore. In realtà la tecnica delle ancore
funziona su una base tecnica che non vi sto a raccontare perché sarebbe interessante, ma se no facciamo un convegno di psicanalisi. E gli psicanalisti non la sanno fare comunque, perché non sanno neanche che esiste a volte questa tecnica qui. No? Questa è programmazione neurolinguistica, il lavoro di Bandler, di Grinder, di Erickson, sono cose che hanno 30-40 anni, quindi roba nuova, tecnicamente nuova, che mai nessuno ha pensato di poter utilizzare in una situazione del genere. Ma noi ci dobbiamo attaccare sugli specchi. L'alieno fa il furbo, cerchiamo di trovare ad essere più furbi. Quindi le abbiamo pensate di tutte. La tecnica delle ancore si può fare per mail, per chat. Dice come? Impossibile. Ragazzi, si può riuscire, se ci sono le condizioni giuste, a mettere una persona in ipnosi in 40 secondi. Non c'è più bisogno di fare tutta la trafila, si rilassi, pensa a questo, guarda quell'altro, eccetera. Si fa 40 secondi. Il soggetto viene spinto a entrare in questo stato di ipnosi leggendo una mail. Non conosce neanche il tono della mia voce, non mi ha mai parlato per telefono. E noi lo facciamo. Una volta l'ho fatto, c'era una dotta di Roma che mi era venuta a trovare dopo tanto tempo, l'ho invitata a cena e perché lei insisteva che voleva ricordare, allora ho guardato mia moglie, ho detto, stai a vedere, 20 secondi, trum, e mi è entrata in ipnosi davanti al piatto, 20 secondi, perché c'è un trucco, ecco, c'è un trucco che dipende da come funziona il nostro cervello. Soprattutto per i visivi, che funziona molto bene, te devi fermare davanti all'immagine visiva vista lì ferma e devi stare lì un attimo, perché in quel momento il tuo cervello sta facendo un'altra cosa, lo distrai e lo freghi. Per esempio, facciamo un esempio di ancore prodotte in chat. Sapete, te parli con uno, quell'altro ti risponde, te parli con uno e quell'altro ti risponde. Vi taglio i pezzi vari che non ci servono a niente e vado subito al solo, me ne leggo un pezzettino, tanto per capire, per capirsi. Allora, questa è una ragazza che è abbastanza giovane, perché non arriva a 15 anni, non l'ho mai vista, non ha mai sentito neanche il tono della mia voce, perché quando ce l'hai davanti è più semplice modulare il tono. La voce, fare in modo che te ti addormenti anche se non vuoi. E gli scrivo, va bene? Lei dice, sai cosa c'è di strano? Cosa? Ultimamente riesco a ricordare le cose senza le ancore o il Simbad, che è un altro sistema che abbiamo a disposizione, anche e sentire la parte animica senza il Simbad, insomma è strano. E io e comincia a raccontarmi delle cose e poi mi racconta di una stanza blu. Sai, mi sono ricordato di una stanza blu. Per me stanza blu, interruttore, perché so che la stanza blu è la stanza dove ti operano, dove ti arrivano i piccoletti, quelli neri, quelli traslucidi, sono talmente lucidi che ti sembrano blu, perché la luce blu è come andare in discoteca. Sapete quando vi siete lavati le camicie con con i granelli blu di Perboratex, che sono gli sbiancanti ottici, che c'entra questa lampada di wood forte e la camicia vi spara l'ultravioletto, perché sono FWA, Fluorescent Whitening Agents. Quella roba lì che colora lo sporco, mica lo pulisce, a voi vi sembra pulito, invece è zozzo, però esce tanta di quella luce che voi siete contenti lo stesso. Questo ve fregano, così. Ecco, invece è tremendo. Vedi cosa devo fare? Quando la tensione è forte, 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 spara una cazzata, trum. E scendi, allora poi ritiri sull'attenzione, attenzione, attenzione, sono trucchi, ve sto a fregare. Allora, la stanza blu, è la tecnica di comunicazione però importante, la stanza blu, quando mi dice stanza blu dico, ora la chiappo, perché io in questo momento stavo correggendo una tesi di dottorato di ricerca che dovevo comunicare, mentre stavo rispondendo su Skype a questa donna, e c'era il mio dottorando dietro che guardava. Come si chiama? Von Krolok, se quello dietro di me, dice, guarda, ora ti faccio vedere come risponde. E abbiamo cominciato a interagire con questo soggetto qua. Allora, io ho detto, guarda che la stanza blu è quella delle operazioni chirurgiche, dove ci sono i
i piccoletti, ed un capo piccoletto che è più alto dei piccoletti normali, 1,50 direi, con il cranio più a insetto direi, più allungato, con la bocchina piccola. Cerco di fargli venire nella testa l'immagine di quella cosa, perché se l'aggancio sull'immagine, dopo l'ho portata dentro, allora gliela metto su un piatto d'argento e gli dico: è più scuro, quasi traslucido di pelle, e quando storce il collo di lato per guardarti, l'occhio diventa quasi verticale. Chi ha passato quell'esperienza se lo ricorda bene. Alessia scrive puntini di sospensione, si chiama così questa ragazza, e dice delle cose, e io insisto, me lo ricordo comunque, comincio a dire, e c'era una cosa fissata sul soffitto, una cosa che scendeva, occhio ai tempi, scendeva, fra un po' passerà al presente, perché lei è lì dentro. È possibile, era sopra dove stavo io, sì, ed anche una serie di tentacoli che sono strumenti che scendono, e infatti è vero, da questa cosa che è sul lettino operatorio. Sì, inizio a ricordare anche questo, e io gli dico, alcuni entrano, di questi aggeggi, in tutti gli orifizi umani per fare analisi, altri fanno un prelievo, per esempio il prelievo di tessuto osseo dalla tibia, cerco di dargli degli input diversi, perché so che se gli è successo in quella situazione, veramente quella cosa lì, l'ho agganciata e lei si sente dentro. Alcune volte c'è una lucina rossa che va avanti e indietro, gli dico, e il rumore dei passetti sul pavimento. Cerco di aprirgli il canale celestesico, uditivo e visivo, i passetti. Sono questi piccoletti che camminano e che corrono come se fossero dei conigli per questa stanza. E lei scrive, sono entrati due, sono due alti, sono entrati, presente. E uno sta davanti e un altro un po' dietro. Quello dietro è più basso di poco, gli dico io. E lei, sì. E mi pare, come sono vestiti, attillati? Sì, una specie di tuta. Guarda le pupille di quello più vicino, e quello si abbassa dove stavo io. E lei dice, mette la testa praticamente parallela e ha le pupille verticali. Sì, sono verticali, sono loro, è terribile. E io le interpreto, io non so di là, non so lei che, come lo dice. Io la recito alla Dario Fo, ma non lo so. Dietro c'è la femmina, ecco perché è più bassa. Ma lei non parla e non dice nulla. È come se non contasse un granché. Uguale, tutti uguali. Lo stesso tipo di descrizione uguale. Tutti hanno l'idea, la donna sta dietro, è più bassa e non conta niente. Chi gliel'ha chiesto? Non gliel'ho mica chiesto io. E lui mi dice, il maschio, cioè non è che parla, pensi che loro abbiano così tanta esperienza e invece sono più piccoli di un insetto, si sta riferendo ai militari, lei, perché dentro questa cosa ci sono i militari, e tutte le volte che il biondo a cinque dita vestito di blu con donna parla dei militari, ne parla in modo schifoso, questi stronzi che vengono qui che non sono capaci di fare niente, in tutte le ipnosi c'è sempre questo aspetto qui, uguale, lei sta ripetendo per posta, un'ipnosi per posta stiamo a fare, e io gli dico, il biondo, cioè vabbè, ce l'ha molte con i militari, la ricalco, è vero, tu sei stesa su un lettino? No. Io non la sto influenzando, se no direbbe sì. Sei stesa su un lettino? No. Sei in piedi? La stanza non è più quella. E cosa c'è lì? Le pareti sono sul bianco, credo grigio, sulla sinistra delle macchine. Le pareti sono grandi e ci sono due stanze collegate da un'apertura molto grande. C'è uno... ma non è un orange, è vestito diverso, e cosa fa? È tipo un marrone, tipo verde marrone, sta al computer, e di che colore sono i capelli? Mi guarda entrare, sono scuri, ma non è un alieno, no? E
Ed ora che succede? Ed ora che succede? Lei è lì dentro, parla al singolare, alla presente. Ci sono due tavoli al centro della stanza, messi in orizzontale, sembrano in alluminio. Mi mettono su uno. E sull'altro chi c'è? Brutta domanda, ma io sono una merda e gliela faccio. E sull'altro chi c'è? Guarda sull'altro tavolo. C'è un mio amico. Guarda bene, c'è un mio amico. Ve l'ho detto il trucco, no? Del nonno. C'è un mio amico. Guarda bene il tuo amico. Ho due ricordi diversi. Quale seguo? Uno qualsiasi, gli dico io, perché io so che cosa sta succedendo. Allora, in uno si alza prima lui e poi anch'io. Guarda come ha gli occhi il tuo amico. Che strano. Guarda bene. Pensavo fosse il mio amico, Vittorio. E invece non è lui. Certo che non è lui. Non ci assomiglia proprio. E come è fatto questo? Vittorio non è così alto. È ancora quello di prima. Gli occhi sono uguali. Già, sai cos'è successo? Gli dico io, quando eri sdraiata prima, Alessia no? Che cosa? Guarda il secondo ricordo. Lei ha due ricordi. Ora vediamo perché. E Alessia scrive, ma la stanza è l'altra, non so perché. E quello non è il mio lettino. No, non è il tuo lettino. La ricalco. Quando il soggetto dice, oggi è una bella giornata, te gli devi dire, Ata. E vai sempre più giù, no? Sono trucchi, È una specie di bara metallica che si chiude. Esatto. Non voglio entrare lì. Oh mio Dio, sono in quella lì, sono quella stesa. Ma cioè, chi sono io? Quella stesa o puntini? E io gli devo dare un'indicazione. Sei quella stesa. Io non gli potrei dare questa indicazione se non sapessi che lei è quella stesa. Mi esce da questo stato immediatamente se sbaglio. Ma siccome ne ho già viste 400, lo so che lei è quella stesa. Sei quella stesa. E vedi le cose dall'alto, vero? Cioè, io sto in piedi. Ed ora cosa accade? È strano. C'è una stanza dove ci sono due macchine alte e sopra sono come collegate. Sono macchine trasparenti, ma non tutte e due. Una, no. E cosa c'è dentro? A quale? Alla prima. Alessia mette un punto interrogativo e scrive. E io dico, a quella non trasparente. A quella non trasparente ci sono dentro io, credo. E in quell'altra non trasparente, uno alto alto, ma più degli orange, Guardalo bene, com'è fatto, è strano, non l'avevo mai visto, è grosso, molto, è ha una pelle che sembra ruvida, è di che colore è la pelle? Scura, ce l'ha la coda? È certo che ce l'ha, se no come si appoggia? E come fai a vederlo se sei nel contenitore non trasparente? Ci vuole una logica. Ma io non sono nel contenitore non trasparente, lo posso vedere. Perché nel frattempo quello che succede a tutti è che sei nel contenitore non trasparente, ma una parte di te, la tua telecamera, la tua coscienza, boom, è uscita fuori e guarda le cose dall'alto. Tutti uguali, Cioè il film è sempre lo stesso. Cambiano gli attori, ma il film è uguale. E dove sei? Allora gli dico, sono su. Appunto. In alto. Vedo anche il corpo, da lì si vede, sì. E ora cosa succede? È tutto strano, non vedo bene, cioè i colori non sono giusti. Certo che i colori non sono giusti, la parte animica quando esce ha un sistema di interpretazione dei colori che è un sistema archetipico, mica vede con gli occhi. Quindi questa stanza, le poltrone ci sono, le intravede, ma non, state tranquilli che non vi dirà che le poltrone sono rosse quando sei in ipnosi. I colori non sono giusti, e io gli dico vero. E da lì, sopra, che fai ora? Non sono sopra, è cambiato già posizione. E dove sei? Sono nel contenitore, credo, in quello trasparente. Lei è passata dal contenitore non trasparente orizzontale a sopra al contenitore trasparente verticale dove dentro c'era quello grosso. Vai a vedere cosa gli chiedo. Io dico al mio, guarda cosa gli dico ora. Allora dico, guarda,
Eccolo qua. Sono nel contenuto trasparente. Guardati le mani. Per poco non muoio di infarto, prof. Porca miseria, sono... non sono le mie mani, cioè... Ora sì, cioè... C'è una specie di artiglio. C'è una specie di artiglio. Certo che c'è una specie di artiglio, la tua parte animica è entrata nel serpente, guardati le mani, Cristo, ci sono gli artigli. Tutti uguali, Tre, quattro dita, e sopra c'è una specie di artiglio qui, come il dito del gatto, sul polpaccettino qui. Ci vuoi stare lì dentro? No, assolutamente no. E ora cosa succede? Non ci posso stare, non voglio, torno nel mio contenitore. Brava, e come ci torni? Non lo so. Torno indietro, non posso mica rimanere lì tanto, perché se no quel corpo non è adatto a me e poi sono affezionata al mio di contenitore, mi serve ancora. Allora non ti devi più far stare, qui comincio a fare una parte che è la riprogrammazione della parte animica. E cioè, ci stiamo parlando per mail. È un modo di farti, cioè, questo lo dico perché attraverso queste tecniche noi riusciamo comunque a raggiungere situazioni che non potremmo raggiungere. Per esempio, noi abbiamo gli addotti in Sicilia. Quando mai ci posso andare io in Sicilia? Siamo distanti. Allora bisogna trovare delle tecniche che ci aiutino a capire queste cose. Allora, questo è un aspetto della questione che vi volevo raccontare. Ora, però, siccome stiamo parlando di novità, cerchiamo di andare a vedere in fondo se riusciamo a... farvi vedere qualche cosa con il computer, un paio di foto. Prima di farvele vedere, vi racconto il caso a cui queste foto si riferiscono. Teniamo sempre d'occhio la situazione, perché sennò fino alle 4 di mattina facciamo come la cosa, per cui è meglio di no. No, allora, soggetto liberato dai suoi alieni, abbiamo fatto 4-5 ipnosi, ragazza di massa, Ciro Carrara, studentessa di psicologia a Firenze, mi telefona e mi dice: erano diversi mesi che non ci sentivamo più. Telefona e mi dice: è successo qualche cosa questa notte? Io ho fatto un sogno strano, te lo voglio raccontare. Raccontamelo. Dice: guarda, io questa notte sono entrati tre militari in camera mia. Tre militari? Sì, uno nel sogno mi ha preso in braccio e gli altri due stavano dietro. Io ho cercato di dibattermi nel sogno per staccarmi da questi militari. Questo mi ha cercato di portare fuori scendendo dalla porta. E nel frattempo, siccome io recalcitravo parecchio, mi ha fatto dare una ginocchiata sullo stipite della porta, un dolore della Madonna. E a un certo punto è successo qualcosa per cui questi mi hanno volato per terra e sono scappati. Il problema è che il giorno dopo, quando mi sono svegliata, un dolore a sto ginocchio e poi c'avevo un buco. E il problema è che sullo stipite della porta c'era una macchia di sangue. C'è qualcosa che non mi torna in questo sogno. Ma il problema non è quello. Mi sono alzata e sono andata a lavarmi. Mia mamma è entrata in camera e ha detto: che cosa hai fatto questa notte? Hai bruciato il cuscino? Bruciato il cuscino. Cuscino fuso. Poi vi faccio vedere la foto. E io ho sognato, che ne so io? Dico: guarda, facciamo una... Io siccome sapevo cosa era successo, ovviamente, cosa faccio? Dico: senti, facciamo un'ipnosi di controllo. Va bene, allora ci vediamo la prossima settimana. La prossima settimana, se è successo che non siamo potuti vedere, sono passati altri 15 giorni, mi ritelefona e mi dice: mi è successa un'altra cosa, io sono un po' preoccupata perché io non riesco più a gestirla questa situazione. Ero in giardino, ero seduto sulla poltrona e stavo in qualche modo studiando perché devo dare l'esame. Sapete quelle poltrone da giardino, materiale plastico? A un certo punto ho sentito l'impulso di alzarmi, mi sono alzata, mi sono girata e anche la mia mamma era lì. La sedia fu tagliata in due, bruciata, fusa. E la mia mamma: hai bruciato la sedia! E io:
lì cosa gli dici? Non lo so. Ripeto, ti mettiti nei panni di questa gente qua, non lo so. Di qua facciamo l'ipnosi. Allora viene questa ragazza e fa: io sapevo cosa era successo, perché chiaramente lo so. Però glielo facciamo raccontare a lei. E arriva la ragazza, la mettiamo in ipnosi e gli facciamo ricordare il sogno. Io non gli dico all'inizio che cosa ti ricorderà, io attento e preoccupato, un'ipnosi profonda, con un paio di trucchi la metto nella situazione del sogno. E il sogno non si rivela un sogno. Nel sogno il tempo si ferma. Lei chiama la mamma, ma la mamma non c'è in casa. Guarda l'acquario, nell'acquario non c'è il pesce. Questo accade, è un problema di natura tecnica quanto meccanica. Non entriamo nella fisica della virtualità di Bohm, che è un'altra cosa. Vi dico che quando questa cosa si ferma, il tempo si blocca, tutto ciò che è materiale umano, tranne te, non c'è. Non c'è niente in tutta la città, è tutto bloccato. La parte con coscienza è andata avanti nel futuro, te sei rimasta trattenuta indietro. Ed è lì che si apre la porta ed entrano due cose, tre cose, che non sono militari, come aveva detto lei, ma sono quegli strani esseri alti con gli occhi a palla che sembrano dei ranocchioni, che in testa hanno una serie di buboni e le mani palmate e con questi polpastrelli grossi, come le rane, ranocchioni, che compaiono sempre nelle nostre ricostruzioni di adozione. Sono degli anfibi. Uno di questi prende la ragazza in braccio e ha questa, veramente questa colluttazione con lei. In quell'istante la parte animica esce fuori dal corpo e i due soggetti che stanno dietro prendono fuoco. E io dalla parte animica gli dico: cosa stai facendo? Sto dando fuoco ai vestiti di questi due. E questi due scappano. E io gli dico, perché sono sempre un figlio di me: perché non dai fuoco anche al terzo? E no, quello sta tenendo in braccio il mio contenitore e il mio contenitore mi serve, mica lo posso bruciare anche quello. Sta di fatto che anche quell'altro esce, se ne va. Se andiamo avanti, io porto l'ipnosi su quello che è successo il giorno della sedia. La ragazza è lì che sta studiando. Il parassita luminoso, Lux, tende a rientrare dentro. La parte animica si accorge di questo fatto, perché una volta che ti hai liberato i soggetti, questi sono capaci di fare tutto. La parte animica, in ipnosi, esce, fa alzare il suo contenitore e brucia il Lux a distanza. In un microsecondo ha portato la temperatura a 1200 gradi. Ora vi faccio vedere la fotografia, così magari vi date, avete un'idea di cosa sto dicendo. L'avevo trovato, ma abbiate fede che lo trovo. Allora, guardate, 4 secondi, fatemi vedere dov'è il puntatore, Microsoft. Allora, aspettate 4 secondi, allora presentazione, andiamo di qua, vi faccio vedere, vediamo se lo trovo, poi faccio vedere anche questa, comunque, che cosa vogliono dire, ma voglio partire da qua, queste sono altre cose, non ce ne frega niente, questa è un'altra cosa, ecco, questo è il cuscino. Il cuscino è stato trovato, vedete che non c'è traccia di carbonizzazione, è solo stato fuso, una parte si è stranciata di netto, come se una cosa calda l'avesse trapassato. Questa è la sedia, esatto. Notate che in questa parte qua è più larga la traccia che non in questa parte qua. E questa cosa è accaduta in un microsecondo. Questa è una sedia di plastica, ma per bruciarla ci vuole una temperatura almeno superiore ai 900 gradi. Perché vi dico questa cosa qui? Perché è importante che voi capiate che il nostro addotto, quando si rende conto che la sua parte animica funziona, quando si rende conto che è incollata con la parte spirituale e la parte mentale, sa fare i miracoli, perché i miracoli li fa Dio e noi siamo Dio, non gli alieni. L'alieno ha bisogno di noi, non siamo noi che abbiamo bisogno degli alieni. Basta capire questa cosa per rendersi conto di come un
una volontà qualsiasi, la parte aliena la manda a casa quando vuole. Questo è un banale esempio, banalissimo esempio. Che dire? Questa è una cosa che secondo me è importante, perché se te gliela fai vedere a Piero Angela, questo non esce di casa per 6 mesi, no? Però è importante perché ti rendi conto di come in qualche modo noi si stia lavorando su fenomeni che ora cominciamo a capire, e cominciamo a capire che in realtà, studiando l'alieno, noi abbiamo capito come era fatto l'essere umano. Quindi il comprendere questa cosa qua ci permette di avere degli strumenti per poter decidere, se vogliamo, che ci dobbiamo liberare dell'alieno. Quindi, nel caso nostro, per esempio, abbiamo una serie di fenomeni di natura paranormale che sono allucinanti. La ragazza. Mi succedono delle cose strane. Io anche con il mio ragazzo ho dei problemi ora, dopo che l'alieno a casa. Ma il mio ragazzo è lì. Sai, è che uno ignorantotto ti dice, vuole sempre avere ragione lui. E tutte le volte che siamo in macchina, lui litiga con me perché vuole avere ragione anche quando non ce l'ha. E di solito sai cosa fa? Prende la portiera della macchina e esce e se ne va. Ha fatto così anche l'altro giorno. Ci ha provato. Si sono chiuse automaticamente tutte le portiere. Non riusciva più a uscire, mi sa che sono stata io. L'altro giorno con mio nonno, voleva vedere la trasmissione dei pacchi, eravamo davanti alla televisione. Io ho detto, no, non si può guardare Rai 3 che è un po' meglio. No, mi piace più i pacchi. La televisione non ha cambiato da solo, automaticamente è andata su Rai 3. Mio nonno si è incazzato, è andato a vedere la televisione, ha rimesso tutto su Rai 1. O la televisione non è tornata su Rai 3, allora mia nonna è andata lì a rimettere la televisione su Rai 1, o non è tornata su Rai 3, sono andata a vedere Rai 3 dall'altra parte. Questa è una cosa che succede. Cosa sta succedendo? Succede che te, quando sei in questa situazione qui, hai capito le cose, il tuo inconscio in qualche modo, la tua vita è cambiata, ti devi rimettere in condizioni di essere equilibrata con la tua parte animica. Ecco. Non è banale, ci vuole un po' di supporto, no? Di appoggio, ecco. Già che siamo qua, volevo mostrarvi 4 stupidaggini sulle fotografie che vi ho fatto passare, vi ho fatto vedere prima. Eccola qua. Non è vero che non ci sono prove sulle adozioni. Abbiamo scoperto una cosa molto carina, di cui non ci eravamo mai resi conto. Non è che ci servirà tanto, ma qualcosa ci serve. Allora, non ce ne potevamo rendere conto perché una volta non esistevano i telefonini con la macchina fotografica. Questa particolare addotta ha un problema. C'ha 2 telefonini che si tiene sempre dappertutto, a letto, telefonini sul letto, sul comodino, in macchina, sulla sedia, dappertutto. Quando arriva l'abduction, quando arriva il militare, quando arriva l'alieno, si ferma il tempo, ma non si sa per quale misteriosa interazione il telefonino gli fa uno scatto. Clic! E lei si trova con delle diapositive con una data che non sono. Boh! Ne vediamo qualcuna. Questo è un buco. Un buco, vedete, è esagonale. Lo vedete perché è esagonale. Questo è il tentativo di cercare di capire che cosa questa donna con questo telefonino mentre dormiva, col telefonino chiuso, ha fotografato. Vedete che ci sono dei tentativi di interpretare. Si tratta di una forma esagonale che si sta aprendo davanti praticamente alla sua stanza, di dietro c'è la finestra. E poi c'è, vedete questo signore qui, col suo nasino e la sua bocchina, eccetera, eccetera, è lì davanti che gli sta praticamente a 1 millimetro di distanza e non si è accorto di essere stato fotografato mentre succedeva qualcosa. Vedi quest'altra strana fotografia qui?
Non si riesce a capire bene di che cosa si tratta, ma in realtà guarda l'occhione com'è bello, tutto pettinato, che sembra una bionda, con la faccia un po' lunga e il nasetto lungo, lungo, lungo. E guarda questo qui, quello di prima, che c'è anche la pupilla, c'ha l'immagine del riflesso della luce. Eccolo qua, questa è un'altra, per esempio, questa è un'altra e così via. Eccolo, vedi, lo vedi un pochino meglio. Che strano, i militari credono di non essere fotografati e poi si fottono con le loro manine. Questo è quella specie di buco spazio-temporale che ti si apre in camera quando te, boom, ci entri dentro. E queste sono altre cose che lei si trova quella sera e ha fotografato un po' di adduzione. Questa poverina è, si vede male, ma è all'interno dell'automobile e c'è il parabrezza. Lei è ferma perché qualche luce davanti le ha cominciato a lampeggiare e il telefonino che aveva sul parabrezza è entrato in funzione da solo e ha fatto una fotografia che è questa, dove si vede anche un riflesso, forse lo noterete male, di un paio di occhi e di un nasetto sulla destra, che poi viene fuori con un riflesso perché è un riflesso che sta all'interno della macchina, non fuori, qualcosa gli è entrato dentro l'automobile. E poi, in un'altra situazione di adduzione, con i telefoni spenti, lei ha fotografato in casa, in camera da letto, queste strane lucine. Chissà che cavolo sono. Belle lucine. Guardate che le strisce orizzontali non sono dovute alla definizione della macchina fotografica del telefonino, ma ci sono veramente. Va bene, qui queste sono cose che avete già visto. E che sono interessanti perché gli addotti si mettono a un certo punto nella testa di dover per forza ricostruire in qualche modo. Qui sono particolarmente efficienti i colori del liquido che si trova all'interno dei cilindri che vengono utilizzati per fare le copie. Questa l'abbiamo già vista anche prima durante lo slideshow di presentazione. È quello che le donne hanno sempre qualche cosa peggiore degli uomini anche da questa situazione. Questa è un'altra cosa molto importante. Mi voglio soffermare un secondo su questo tipetto. La ricostruzione non è assolutamente fedele, soprattutto per quanto riguarda le mani e la testa. Si tratta di un aggeggio. Ce l'hai presente il Diorus? Ecco, in realtà la ricostruzione fa vedere che al centro della testa c'è un qualcosa che diventa luminoso, un terzo occhio, un po', ecco, questo è uno dei più stronzetti di tutti, alto, tanto, 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 questa è la cosa che vi ho fatto vedere, questo purtroppo sono io, e questo ve l'ho detto. Ora, ma cambiamo argomento, cambiamo argomento. Andiamo di qua. Allora, questa è una situazione un tracciato sonoro, va bene? Questo tracciato sonoro io lo proietto perché se voi siete auditivi o se voi siete cinestesici o siete visivi, siete in grado di vedere meglio quello che sta succedendo nel sentire la cosa, perché seguite con il cursore il tracciato. Allora, questo è un pezzo di un'ipnosi, un pezzo... Un pezzo di ipnosi una ragazza, questa è una ragazza napoletana che è figlia di un dottore, il babbo è un dottore, quindi è uno che queste cose le accetta poco volentieri, però la figlia gliel'ho tirata fuori da una situazione di depressione di 15 anni e quindi lui è tutto contento perché comunque la figlia gli è guarita, perché gli alieni gli ha mandato un calcio nel culo e l'ha buttati fuori, ora c'è qualche militare che gli rompe i coglioni, però tutto sommato, che cosa succede in questa adduzione? Ne prendo un pezzettino, ragazzi, sono 13 minuti, 10, vediamo un po', perché sennò poi magari va annoiate. Quella cosa che mi interessa farvi capire è qual è lo stato d'animo della situazione all'interno del momento ipnotico e di come questo soggetto reagisce, perché lei è lì e sta rivivendo le cose,
molto più fortemente che non con le ancore, con il sibat, eccetera, eccetera. Lei è nel suo letto. È già successa un'altra cosa, che io ho tagliato, per problemi di privacy, la persona con cui stava dormendo ha già avuto il suo. L'ho tagliata. Partiamo da quando ora tocca a lei. E vediamo un po' che cosa dice questa donna. Allora.
si sotterrà. Sì, te lo faccio. Notate la sequenza da ora in poi. Ti dice qualcosa?
questa persona mi dice che io non posso morire. Io sento che lo posso fare. Inizio a toccarlo. E sento le mani bollenti. Lo portano via. Cosa succede? Ecco, ci fermiamo qua. Allora, avete capito che cosa succede? Succede la seguente cosa. Questa dotta, che si è già liberata del problema alieno, eccetera, eccetera, viene utilizzata per le sue facoltà paranormali, la prendono e gli fanno aggiustare i bimbetti loro che sono venuti un po' stortignati. Cosa vuol dire? Vuol dire che la parte animica di questo soggetto testa a rifare i miracoli. E questa cosa accade perché la parte animica ha una forza della Madonna. Questo è uno dei tanti momenti in cui ci troviamo di fronte alla descrizione di ipnosi delle facoltà paranormali del nostro addotto. Ci sono anche dei momenti molto più complessi in cui la bambina, la donna, viene messa in ipnosi, ricorda quando è bambina piccola e piange. Piange perché quel soldato cattivo fa del male alla sua mamma. Dov'è la tua mamma? La mamma è in un'altra stanza su una sedia che è stata legata. E questo soldato cattivo mi dice che se non faccio quello che devo fare, la mamma prende la scossa. La scossa gli si dà con degli elettrodi sotto le unghie. E allora, cosa vuole questo signore? Questo signore vuole che io spenga quelle lampadine laggiù, ma con la testa. E tu lo fai, la bambina piange. Eh sì, lo faccio, spengo le lampadine con la testa, così la mamma non piange più. E dopo che hai spento le lampadine, quel signore mi fa vedere una specie di televisione dove si vede un altro signore che è laggiù, che è lontano. E cosa mi dice? Devi far saltare per aria quel signore, se no la mamma piange. E tu? Faccio saltare in aria quel signore che c'ha una bomba addosso. Oh, ecco. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ogni tanto, se vedete saltare per aria qualcosa e scoppiare per aria qualcosa, state attenti che non è come ve lo racconta il telegiornale. Non vorrei parlare dell'11 settembre. Bene, ma attenzione, non finisce qui, perché la parte animica fa le cose, dà la sua energia all'alieno, perché la parte animica è buona. In fondo, lui mi chiede l'energia, io gliela do, che mi frega? No, non gliela devi dare. Perché l'energia che dai all'alieno serve all'alieno per fare la guerra agli umani. L'energia che dai
alla coppia dell'addotto, che è quello che viene costruita in, nel cilindro di vetro accanto a te, una coppia uguale tua, l'energia che dai a questa coppia, che da sola senza energia non farebbe neanche un passo, serve a costruire un super soldato che viene utilizzato nelle operazioni di guerra. Noi abbiamo l'addotto, il quale ha facilità di ricordare l'istante in cui fa le operazioni di guerra. Allora, alla maggior parte dei nostri addotti, se te, che sono di solito pacifisti, vegetariani e roba del genere, gli tiri una pistola così, la prende a volo e fa 100 centri, a 300 metri di distanza, non ha mai sparato. Oppure ti trovi una persona che magari un cinese ti chiede in cinese dove sta la torre di Pisa, questo si gira e glielo dice in cinese stretto, e poi dice che cazzo ho detto? Capito? C'ho l'addotto che mi parla l'egiziano antico, che sa leggere lo ieratico, mai stata a scuola, dentro. Perché? Da dove viene fuori questa storia? Questa storia viene fuori dal fatto che gli addotti vengono copiati. C'è la descrizione di ipnosi di questo fatto, copiato, te fu, copiato, un altro, uguale a me. E questo viene utilizzato in operazioni militari non convenzionali. Gli si insegna, mettendogli le informazioni nella testa. C'è una tecnica per fare questo, che di solito si passa attraverso il nervo ottico dell'occhio destro, vengono proiettate le immagini qui dentro, e te sai tutte le lingue, sai fare le cose, sai sparare, sai il karate fino al 12° dan, però te non... cosa succede? Che quando ti ripigliano, ti prendono la tua parte animica, te la staccano da te, la ficcano nella coppia per dargli un po' di energia, perché sennò la coppia è come la pecora Dolly, muore. E quando la parte animica rientra nel contenitore, che è l'unico posto dove la parte animica può stare, perché è compatibile, non la possono tenere loro, se no saremmo già morti tutti, la devono rificcare nel contenitore, la parte animica porta con sé per un secondo la coscienza della coppia, con tutti i ricordi della coppia, e l'addotto ha una caratteristica fondamentale, sogna di notte operazioni di guerra, che lui non ha mai fatto. E si trova a zoppare a destra e a sinistra in queste strane operazioni di guerra, dice, ma si è scoperto dopo che non aveva fatte lui, è la coppia che fa queste cose. Allora prendiamo il soggetto, lo mettiamo in ipnosi profonda e tra, gli facciamo ricordare le operazioni di guerra, troppo forte. L'operazione di guerra, il soggetto è completamente privo di qualsiasi tipo di emozione. Sto prendendo il fucile, ora ammazzerò quelli lì, devo andare lì, sto facendo colà, ora certo, però mi sono rotto le palle di fare tutte queste operazioni, non le voglio più fare, non ce l'ho più voglia, tutte le volte scappare, insomma, non è possibile. E tutti i racconti che fa, lui parla le lingue, parla l'arabo, il tedesco, questo magari non mai è andato a scuola di lingue, e si evince da questi ricordi in ipnosi profonda che il soggetto, noi stiamo leggendo in qualche modo nella memoria della coppia, quindi non è una memoria del soggetto, lui non le ha mai fatte queste cose, la coppia sì, ed è completamente priva di emozioni. Perché è priva di emozioni? Ci sono un sacco di motivi, perché la coppia è semplicemente un corpo e una mente, ma è completamente priva sia di parte spirituale che di parte animica, quindi ha pochissima coscienza di sé e comunque non ha né parte emotiva né l'impatto emotivo, e l'emozione te la dà la parte animica, Jung direbbe il lobo destro, né di parte sentimentale, cioè il lobo sinistro, la parte spirituale, la parte maschile del sé. È uno che fa le cose, ti descrive, ah sì, ora mi hanno colpito a questa gamba, ora ho perso una gamba, porca puttana, come farò, ma tanto mi hanno detto che me la riparano. Così, ma tanto mi hanno detto che me la riparano, come mai hanno scelto te per fare queste cose? Mi ho detto a uno, perché hanno scelto te? È una domanda provocatoria, ma magari ti può dire non lo so. La risposta è stata perché mio babbo ha fatto un sacco di favori al Vaticano. Sono rimasto così, non me la sarei aspettata questa risposta. Cosa ci sarà sotto? Boh. Ve lo lascio se pensate voi stanotte. Cosa accade? Come funziona? La coppia, loro la tengono in un armadio, la accendono, la portano sul teatro di guerra, la accendono e se ne vanno. La coppia fa il casino che deve fare, la riprendono, perché il racconto finisce con la coppia che viene ripresa.
ripresa da loro. Da loro chi? Quelli che comandano. Chi? Sono quelli alti, biondi, bianchi, con sedita per mano. E poi tu si spegne e non ricorda mai nient'altro. E perché non ricorda nient'altro? Ricorda l'operazione di guerra, ma non ricorda nient'altro. Perché viene accesa e spenta. Con questo sistema non esiste un minimo di coscienza dei percorsi intermedi che il soggetto fa. E quindi se per puro caso ti prendono una copia, te la arrestano e ti chiedono te da dove vieni, la copia stessa non sa neanche chi è. Che trucco fondamentale. Chi ha studiato questa cosa è un genio. No? Questo per dire qualche piccola novità su come siamo arrivati all'interno della comprensione del problema delle abduction e che dietro, vedete che ci sono tutta un'altra serie di cose. Allora, morale della favola, per non farla troppo lunga, che cosa si è capito stasera? Due o tre cose importanti. Uno, che mi premeva a me, perché io ho un progetto, tutte le volte che dico una cosa, poi voglio raggiungere un target finale, un obiettivo finale. Uno, la parte animica dell'addotto è una forza della natura che viene utilizzata, ne abbiamo a questo punto le prove, per fare i miracoli, se così si può dire. Non lo avevamo mai messo in conto, ma avevamo anche delle difficoltà nel crederla questa cosa. Sì, le nostre idee erano, la parte animica ha la coscienza, che è Dio e che quindi può alterare la realtà virtuale, cioè lo spazio, il tempo e l'energia potenziale, l'abbiamo scritto così. Però poi ci troviamo di fronte a questa cosa che è dimostrabile in qualche modo. Beh, primo aspetto. Secondo aspetto fondamentale, però, la parte animica non solo viene utilizzata in qualche modo per rigenerare l'alieno e la cosa, ma viene utilizzata per guarire gli alieni stessi. Allora che si fa? Sai che si fa? O si usa la parte animica per guarire noi stessi e allora gli si fa in quel posto? Prima ipotesi di lavoro. Già che ci siamo. Però per fare questo bisogna avere coscienza di sé, cioè bisogna che la parte animica sappia che questa cosa è possibile, questa comunicazione che io faccio questa sera a voi, a livello inconscio, finisce nella vostra parte animica. La parte animica vostra mica è sorda, ha capito perfettamente. Puoi vedere che domani mattina vi svegliate con una coscienza differente. Poi, la parte animica se deve mettere nelle condizioni di non dare più la parte sua energetica a nessuno, anche se questa gliela chiede. Perché? Perché l'energia che dà viene utilizzata a scopo bellico contro noi stessi e anche contro altri, ma a noi che ci frega? Io sono anche pacifista. Oh, la parte animica deve essere convinta di questo fatto, lo deve capire, perché non lo capisce. Quando te la prendi, la metti in ipnosi, glielo dici. Una volta l'altro giorno, fra un po' io la buttavo dalla finestra, avevamo fatto questa operazione di distaccamento del lux e l'avevamo buttato fuori, come un esorcismo tecnico. Il prete fa l'esorcismo, noi facciamo un esorcismo tecnico, cioè lo mettiamo il soggetto in ipnosi profonda di modo che non si possa muovere, perché sennò io avrei la casa demolita. Il lux viene buttato fuori e quando viene buttato fuori, gli chiedo alla parte animica: ora come stai nel tuo contenitore? Gli hertz gli si abbassano sotto i 100 perché non hai il controllo delle corde vocali da parte animica, e comincia a dire: bene, mi sono allargato, sto meglio, riprendo contatto con me. E a un certo punto dice: ecco, ora ho energia da dare a tutti. Chi è che vuole energia? Ferma, che si ricomincia da capo. Te la devi tenere per te l'energia, glielo devi spiegare. Ma io ce l'ho tanta, non me ne frega niente, se no che sto a fare qui? Cioè, ora la racconto alla Dario Fo, ma ti ci incazzi, perché cioè, è faticoso fare questa cosa qui, perché la parte animica è fatta così, è venuta per giocare in questo universo, è contenta, e c'è il tuo contenitore lì che soffre come un dannato, chi se ne frega, lui non capisce, come non capisce, sei te che non capisci, non devi spiegare per benino, guarda, c'è la riprogrammazione dell'anima, della parte animica, te devi capire che se vai nel futuro e guardi le cose, vedrai che te ti prendono e ti ficcano in un contenitore chiuso e te non potrai più fare le cose che vuoi fare. Sei venuta in questo universo per imparare, beh, l'unica cosa che ti serve non te la fanno fare. Allora, a meno che tu non voglia cambiare idea, devi buttare a calci nel culo gli alieni a casa loro. Poi dopo ci si pensa, intanto, ah sì, la parte animica vede nel futuro. Capisce che c'ho ragione? Perché non ti potrei mai raccontare una palla, se ne accorgerebbe subito.
come torna indietro nello stato presente, si rende perfettamente conto che questa cosa accade e procede all'eliminazione della linea, ma perché è cosciente di quello che fa, ha deciso di farlo e lo fa. Però glielo devi insegnare, glielo devi dire, e non si deve credere, e questo mi rivolgo all'addotto, che dentro di sé c'ha l'alieno, il quale è lui che gli fa vedere le cose, è lui che gli fa vedere l'aura, è lui che, come disse questa ragazza di 14 anni, se non vuoi che entro più dentro di te non andrai più bene a scuola. Tutte puttanate. L'alieno ha bisogno dell'uomo, perché l'uomo ha quella cosa lì che permette di fare i miracoli. L'alieno quella cosa lì non ce l'ha. Parole povere, l'uomo è Dio. Ecco. Questo va capito. Grazie. Allora, a questo punto credo che ci sia qualche domanda, magari, oppure è stato tutto chiaro? Perché se è stato chiaro, ma io così. Ecco, c'è già una domanda. Avrei due domande. Se ci può dire qualcosa sull'11 settembre? E seconda domanda è... come si fa a poter colloquiare con la propria parte animica? Allora, sono due domande che prevedono un lungo discorso, quindi però devo concentrare molto semplicemente. No, facciamo il bignamino. Allora, l'11 settembre ci rendemmo conto che il problema dell'11 settembre era legato a un aspetto di problema geopolitico particolare, cioè l'alieno che comanda comunque su questo pianeta da sempre, era in accordo con i poteri forti, che sono in questo caso i gruppi massonici più importanti, gli americani, il gruppo Bilderberg, il gruppo degli Illuminati, per organizzare un attacco finto alle Torri Gemelle. Ci trovammo in ipnosi un soggetto che raccontava come parte aliena la distruzione delle Torri Gemelle dall'alto, mentre lui passava con la sua macchina volante. Egli si chiedeva: ma cosa stai combinando? E lui ti racconta questa cosa, ma vissuta dall'alto, e dice: siamo qui per prendere tutti quelli che sono lì dentro, che ci servono a noi, perché non li possiamo buttare questi contenitori. Quanti saranno? Una cinquantina, una sessantina. E noi poi gli diciamo che li abbiamo salvati, perché fanno subito questa macchina, che abbiamo salvati. E non è vero, ma loro ci credono. Parla così, no? Questa specie di stronzo. E poi cosa ne fate? E questi, cioè, e gli altri? E gli altri non si possono mica salvare tutti. Diciamo che abbiamo salvato loro. Loro così ci sono grati a noi. Ci saranno sempre grati. E poi cosa ne fate? Li ristrutturiamo e poi li rimettiamo sul mercato e li facciamo lavorare per noi. Ma i documenti? No, ne è difficile. Dice così. Questo per quanto riguarda le Torri Gemelle. 60-65 persone. Lo sapete che sono 45 i corpi che non sono più stati trovati. Ma strana questa cosa. A me risulta tutti. Sono tutti quelli che erano lì dentro, che sono più di 2000, erano 2000 e rotti. Però hanno trovato, organizzato, trovato in qualche modo il modo di dare le ossa, numerarle e di, insomma, capire chi erano. Di questi, secondo le ipotesi e il censimento che la gente aveva fatto, 45-44 mancano d'appello. Quindi, il che non vuol dire nulla, perché vi potete immaginare in che stato si possono trovare quei cadaveri. Però è strano che ci sia questo numero che ritorna. Non solo, ma se è l'1% la popolazione che in qualche modo statisticamente è legata al problema delle abduction, su 2000 persone 45 ci rientriamo in qualche modo, cioè sono un numero plausibile. Ecco. Questo per quanto riguarda l'ipotesi 11 settembre.
Per quanto riguarda la capacità di parlare con la propria anima, bisogna che... Beh no, quella è meglio che non la dico, se no mi rinunciano. Dirò quest'altra. Abbiamo inventato un giochino, che si chiama Sinbad. Sinbad è un acronimo del sistema per liberarsi degli alieni definitivamente, ma in realtà si basa su un misto di tre tecniche fondamentali, che sono la meditazione trascendentale di Maharishi Mahesh, che non solo è uno yogi indiano, ma è anche un professore di fisica quantistica, va tenuto presente questo fatto. Era, perché è morto 15 giorni fa, all'età di 91 anni, in Inghilterra. Due, la visualizzazione di Koslin, delle immagini virtuali mentali. Koslin è un neurofisiologo che ti dice che esiste una memoria a lungo termine, una memoria a breve termine, sono tutte quelle cose che ci hanno permesso poi di inventarci il sistema delle ancore per il recupero della memoria. Terzo è lo psicodramma di Moreno. Moreno era uno psicoanalista dell'Europa dell'Est che si è inventato lo psicodramma. Soprattutto funzionava bene con i bimbetti. I bimbetti, che sono un po' dei disadattati, si mettono in un teatro e gli si dà una parte da recitare. Te sei Napoleone, te sei Agrippina, te... E dopo che gli si spiega un pochino come devono fare, gli si lascia recitare il personaggio. L'inconscio del bimbetto viene immediatamente fuori e il bimbetto comincia a recitare se stesso, pretende di recitare Napoleone. E così vengono fuori tutti quei problemi che la mamma non riuscirebbe a capire, ma che l'inconscio tira fuori. Allora noi abbiamo inventato questa cosa che si chiama Sinbad. Vi dico in 40 secondi la banale parte sperimentale, perché poi se ne volete sapere di più andate sul sito, lì c'è scritto tutto per bene, come funziona, la letteratura, eccetera, eccetera. Una delle cose importanti che va capita nell'ipnosi è che, questa lo dico tra parentesi, ma di dire la parte sperimentale, è che io, per mettere in ipnosi una persona, devo con lui avere un rapporto diretto, cioè questa si deve fidare di me, se no in ipnosi non ci vai. Te ti devi fidare di me, noi due dobbiamo respirare insieme con la stessa frequenza, eccetera, 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 come se fossimo tutti e due nella placenta della stessa mamma. Allora sì. E questo accade se non c'è un rapporto. Come fa una persona a essere messa in ipnosi da un disco con una voce che ti dice rilassati, ora ti rilassi, ora ti rilasserai, rilassati? Non si può, perché non ci può essere nessun rapporto con un CD. Quindi non comprate i libri di Weiss, Brian Weiss, che dice che lo mette in ipnosi col disco, perché non funziona. Lui è psichiatra americano e ci fa anche quelli quattrini. Ma il trucco è che esiste una persona che si può rapportare con te bene, oltre l'ipnologo bravo? Certo che c'è. Sei te. Te stesso. Ti specchi dentro di te. Allora cosa funziona così? Te, parte sperimentale, ti immagini di entrare in una stanza che ti sei costruito te. E io ho costruito una stanza, ma voi vi potete immaginare la stanza che vi pare. Una bella stanza, dentro c'è un tavolo, una sala delle riunioni, dove ci sono delle sedie e ci sei te con un microfono in mano, che potrei dire io, che fa da banditore, cioè stabilisce il dibattito televisivo. Ci saranno delle telecamere che riprenderanno il dibattito e te ti immagini la tua stanza e perdi tempo nel guardare il colore delle poltrone, il tavolo come è fatto, la cabina di regia, i cavi per terra, i cameraman che ti rompono le palle quando passano avanti, e poi il pubblico, cioè ovviamente il pubblico, mettiamoci il pubblico, chi se ne frega, Moreno ci metteva anche il pubblico. A un certo punto, quando sei pronto, senti l'odore della stanza, senti il freddo, il caldo, senti se la superficie della pelle è ruvida o liscia, cioè apriti tutti i canali auditivi, cinestesici, visivi. Perdi tempo la maniglia della porta, il vestito che hai addosso, forse non è adatto a questa situazione, e ti reciti dentro questa stanza. Quando sei pronto, dai un segnale alla cabina di regia, parti con la prima telecamera, si accende la 1 e dici: cari telespettatori, siamo qui per parlare del nostro problema. Il nostro problema è la mia situazione interna. Per capire questo problema abbiamo invitato tre ospiti, che prego di entrare. La mia anima, la mia mente, il mio spirito. Si apre una porta e entrano delle cose. Cavoli vostri. Entrano delle cose.
quelle cose, voi recitate. E si fa così, si va dalla parte animica, qualsiasi cosa sia, e gli si chiede di presentarsi, fondamentale. Questo non si può fare a caso, bisogna fare così. Lì c'è il riconoscimento. La parte animica si presenta e dice io sono la tua anima. Oppure, insomma, ti dà qualcosa. Poi la mente, poi lo spirito. Poi riparti con la parte animica, come se fossi a porta a porta. Maia. Anche lì. Per carità di Dio. E riparti con la tua parte animica e dici, li conosci gli altri due? E agli altri due, conosci questa parte qui? E comincia un dibattito interno che mette in discussione la parte animica, la parte mentale, la parte spirituale. Tecnicamente sarebbe la mente, cioè la macchina che ti permette di tradurre le informazioni che leggi dall'esterno. L'inconscio è la parte animica, è la parte femminile del sé. Lo spirito è la parte del lobo sinistro ed è la parte maschile del sé. Nel 99,9% dei casi, oserei dire 100, la parte femminile viene sempre indicata come anima, si veste sempre di azzurro, quell'altro è sempre rosso, arancione, sempre, perché sono colori legati a un modello di tipo archetipico. Non vi sto a dire come funziona l'interpretazione degli archetipi, se no ci famo notte. Però vi posso assicurare che noi dentro di noi vediamo le cose sempre nello stesso modo. Leggiamo il rosso come aggressione, leggiamo il giallo come caldo, come sole, leggiamo l'erba come il verde come l'erba, secondo quello che è la interpretazione del text di Max Luscher dei colori. Questo era uno svizzero che sapeva lavorare bene su certe cose. Lavorando sul fatto che i fonemi nascono dentro la nostra testa dalle immagini. Le immagini nascono dal simbolo e il simbolo prende forma dall'archetipo, l'archetipo che è l'idea prima. Noi cerchiamo di spostarci più archetipicamente parlando nel nostro linguaggio, quello che viene fuori è un linguaggio tipo archetipico. E quindi anima ha un colore, perché dentro di noi sappiamo che anima è quel colore lì, quindi la archetipizziamo simbolicamente. La parte animica, la parte mentale, la parte spirituale sono le parti di noi. Queste si parlano, si riconoscono, sanno di esistere e sanno che ci sono gli altri due. Quando alla fine le tre parti si riuniscono insieme, in un'unica cosa, è la cosa di partenza, ma la cosa di partenza ha acquisito coscienza di sé. Questo è un trucco che noi usavamo con i bambini delle scuole elementari del primo e secondo anno, quindi del primo ciclo, per fargli imparare il principio di reversibilità. Si faceva in questo modo. Più di 700 maestre ho visto quando facevamo le sperimentazioni su queste cose. Dico maestre perché sono quasi tutte donne. Prendi i bimbetti e gli fai disegnare il terreno, cartellone, terreno, perché il bimbetto delle scuole elementari si presta bene a disegnare, non c'ha tutta la dialettica che possiamo avere noi, col disegno va alla grande, disegno. Poi lo portiamo nel suo laboratorio e gli diciamo, vedi ci sono degli strumenti laggiù che abbiamo messo a caso, con questi strumenti per favore mi separate i sassi da una parte, le foglie dall'altra, i bruchi da una parte, le spine dall'altra, e fa tutti gli insiemi diversi. Poi, dopo che hanno fatto questa manualità, dice al bimbetto, mi disegni il cartellone, e lui disegna un cartellone che di solito è fatto in quattro parti, dove c'è tutta la terra da una parte, tutte le foglie dall'altra, tutti gli insetti dall'altra, tutti i vermi di qua. Poi si prende il bimbetto e gli si dice, ora mi rimescolo tutto insieme. Ripeto, i bimbetti vanno lì, rimescolano tutto insieme, e poi gli si dice, ora me lo ridisegni da capo tutto mescolato. Il bimbetto riprende un cartellone e disegna tutto mescolato, e fa una cosa. Il disegno mescolato finale non è uguale al disegno mescolato iniziale. Perché? Perché ha acquisito coscienza che quello che vedeva prima in un modo, ora sa che è fatto in un altro modo. E quindi gli è cambiata la mappa del territorio, direbbero i programmatori neurolinguisti. Bene, questo trucco è quello che noi facciamo nel Simbad. Smescoliamo le cose. Corpo, mente, anima e spirito. Guardatevi, stronzi. Vi vedete che siete in quattro, pischeri. Ora che vi siete visti, verificatevi insieme che capite chi siete. Questo è il trucco. Di solito funzionicchia. Bischeri, ora che vi siete visti, verificatevi insieme che capite chi siete. Questo è il trucco. Di solito funzionicchia. Thank you.
siamo a posto. Bene, a questo punto ancora una domanda, però facciamo veloce perché sennò grazie. Dottor Malanga, volevo sapere la sua opinione su una cosa che io ho collegato. Se c'è, secondo lei, secondo punto di vista, c'è un intervento alieno, eccetera. Il discorso riguarda la scientifica, che io ho collegato immediatamente, in quanto sembra che l'effetto che hanno sul generale possa essere riconducibile alla DOR scoperta da Reich, quindi in una battaglia, non so se lei è presente in Reich, dove con sì. E non so se lei si ricorda le luci aliene di Andalizzare. Non posso essere sicuramente preciso in questa questione, per tutta una serie di motivi, però siccome voglio fare una risposta breve, dico questo, che il problema delle scie chimiche è peraltro, non so se avete fatto caso, negli ultimi 3 mesi qui il cielo è pulito. Pulito nelle zone dove abito io, per esempio a Pisa. Non è colpa mia. Ho capito, ma non è colpa mia. A Pisa. A Pisa, esatto. Allora, ho notato questa cosa, perché io tutte le mattine ci guardo e ho detto, ma guarda che strano. Prima ce n'era ancora, ci sarà un motivo. E la cosa importante è che comunque questa cosa mi ha molto insospettito. Perché se c'è un fenomeno che un bel giorno c'è e il giorno dopo scompare, questa è una prova che il fenomeno c'è, dal mio punto di vista. Perché sennò tutti i giorni ci sarebbe sempre la stessa storia, grosso modo. Osservazioni che ho fatto. Poi mi è venuto in mente che ho letto delle analisi fatte su alcuni di terreno però, dove sono state trovate tracce di alluminio, di bario e questa roba qua. Esatto, cristalli di quarzo. E ho preso questo dato e l'ho messo da una parte. Un bel giorno, diversi mesi fa, vado a Milano a fare una conferenza. Una conferenza completamente diversa da quella che stiamo facendo ora. Si tratta delle implicazioni delle microonde sulla ghiandola pineale. Faccio la mia ricerca, vado a vedere in letteratura, cioè, e scopro una cosa che avevo sentito dire, però non ci avevo fatto tanto caso. Che i telefonini fanno male, perché le onde magnetiche, megahertz fanno male, ma c'è un motivo del perché fanno male. Innanzitutto non è il campo magnetico fisso che fa male, ma sono le variazioni di campo magnetico, cioè le pulsazioni di campo magnetico. E non è il vettore campo elettrico, ma è solamente il campo magnetico. Guarda la piglia lontana, ma poi ci arrivo. A questo punto, perché il campo magnetico pulsato fa male? Perché il campo magnetico pulsato produce su alcuni cristalli che sono all'interno della ghiandola pineale, che sono cristalli di calcio, cristalli di bario, e cristalli sono gli stessi componenti che noi troviamo nei terreni sotto le scie chimiche, un effetto di natura piezoelettrica. Ho detto, guarda che strana questa cosa. E mi sono detto, siccome all'interno della ghiandola pineale c'è un motore fondamentale che è l'acquisizione di coscienza, vi ricordo che, per esempio, nell'ambito alieno, l'impianto che viene introdotto all'interno del nasale e a livello della pineale, produce, sembrerebbe produrre una variazione di campo magnetico sulla ghiandola pineale per trasformare il contenuto di serotonina, di acetilasi, in melatonina e in cascata produrre quella serie di fenomeni di rincoglionimento che sono proprio quelli classici che permettono all'alieno di prendere l'addotto. La ghiandola pineale, se noi partiamo dall'antico, è uno dei chakra fondamentali della testa, che sono pineale, pituitaria e carotidea.
cioè la pineale è quella che sente il campo magnetico, la carotidea è quella che sente il campo elettrico e la pituitaria è quella che sente la gravitazione. Però sono andati in letteratura e dico, vuoi vedere che le cose vanno in una certa direzione? E ho fatto un'ipotesi, che non ho mai scritto da nessuna parte. Che vi dico? Che potrebbe essere sbagliata, ma siccome mi ha chiesto cosa ne penso, glielo dico. Se il fenomeno delle scie chimiche esiste, non sarà che le cose che vengono introdotte nell'ambiente sono cose che distraggono in qualche modo la ghiandola pineale nel fare un certo tipo di funzione? Cioè, non sarà che con questo tipo di situazione noi ci troviamo a avere delle difficoltà nel momento in cui stiamo per prendere coscienza? Cioè, non sarà che quando noi andiamo a fare il Simbad, le ancore, l'ipnosi, la ghiandola pineale non risponde più perché all'esterno della testa ci sono questi microcristalli che interagiscono piezoelettricamente con i cristalli dello stesso tipo che abbiamo nella ghiandola pineale? Punto interrogativo. Mi sono fatto questa domanda. A questa domanda a tutt'oggi non ho risposta, perché non ci ho lavorato. Però le scie chimiche funzionano perfettamente con i corpi nucleosi. Certo, però... le perturbazioni, certo. Diminuisce le precipitazioni, aumenta 4 gradi centigradi la temperatura. Ok. Stiamo distruggendo il pianeta, ma si sta attaccando l'Antartide, nessuno vede le scie chimiche, nessuno le collega. Stiamo andando verso una tragedia tra pochi anni. Sì, per carità. Siccome io non ho mai lavorato su questo campo, non posso dire delle cose che non so, quindi devo dire se i dati che qualcuno ha pubblicato in... Lo so, c'è pieno il mondo, su internet c'è il mondo, c'è l'universo. In Italia abbiamo fatto 2 interpellanze parlamentari su questo problema, quindi esistono anche dei dati di natura politica che non vanno trascurati. È vero, ma io non ci ho mai lavorato. E quindi le posso dare una ipotesi, l'idea che è la mia. Io ho più problemi con le scimmie che non sapevo che ma sicuramente. Ora pensavo. Beh, sicuramente, ma però. Sì, me lo ricordo, sì. Ecco, Colbasse, sì, quella roba lì, l'ho letto qualche anni fa, sì. Non è possibile. Io, in quel caso, quando mi fecero vedere questo progetto di Colbasse, non sono riuscito a capire come funzionava. Per dovere conoscere l'economia. Sì, so, poverino, per esempio, Resch è una persona che ha una produzione di lavori nel campo psicoanalitico importantissimo che viene utilizzato nelle università americane. Poi però... su alcune cose lo pigliano, lo ficcano in galera, gli fanno fare delle cose strane. Era un personaggio molto strano, sicuramente era molto scomodo. Dove c'è fumo c'è sempre un po' d'arrosto, cosa devo dire? Però io non l'ho studiato questo problema e più di così non posso rispondere. Grazie a voi. Bene, allora a questo punto vi diamo la buonanotte a tutti, grazie di aver partecipato, ringraziamo ancora la Proloquo di Ravogna, ringraziamo il professor Corrado Maranga e il dottor Stefano Pensatore.